Alla fine, al di là di tutte le diciamo, coperture lessicali, è passato un condono fiscale. E sappiamo bene che voi avete fatto la campagna elettorale gridando onestà, onestà, onestà. E qui c'è il premio ai disonesti. Allora, Non sarà un trauma anche per la vostra base elettorale? Come la difenderete questa norma con i guardi, vostri? alcuni passaggi possono essere un trauma anche per me, non è che vivo. Noi siamo all'interno di un contratto di governo e quindi cerchiamo di portare avanti le istanze. Allora, il punto che lei cita è un tema che si sta un po' pompando sull'informazione, diciamo, per trasmettere un messaggio che non è quello che noi vorremmo. Questo tipo di misura che è stata messa in campo, secondo me, non avrà effetti di alcun tipo, perché si tratta comunque di garantire, diciamo, semplificare o agevolare, se mi permettete un termine edulcorato, chi decide di fare una dichiarazione integrativa, che è uno strumento che già esiste all'interno della nostra legislazione corrente in termini fiscali. Magari si cerca di incentivare a dirgli: ma se ti sei dimenticato di dichiarare qualcosa, magari fallo. Io sono convinto che non mettendo salvacondotti verso nessuno, non mettendo, diciamo, agevolazioni di nessun genere, se non parzialmente forse una quota di aliquota, io sono convinto che non sarà così utilizzata come misura. Anzi, E allora non si ricavano 11 invece, miliardi poi? ma guardi, io non credo che si arriverà a quelle cifre neanche lontanamente. Non Ecco. credo Ho che capito, ma sia. l'avete scritte voi nero No, su non, bianco, no? 11 miliardi, no. no? Dove l'ha letta questa cosa? Come ha fatto a leggere? 11 miliardi di incasso in 3 anni Se n'era parlato, no. ora se è No, se ne era scritta, no, non parlato, credo no, che sia scritta, certo. però No, se no, n'era infatti. parlato. Salvini l'aveva detto E che quindi sarebbero quanto, e state. quanto sarà l'incasso allora? Ma guardi, credo sia non su queste Sì. cifre. Vediamo quando uscirà il documento ufficiale, in base a lo approfondiamo insieme, ma non mi faccio dire cifre che poi siete qui a sparare la cifra, cifra. Io dico che all'interno di Comunque non questo saranno 11 provvedimento. miliardi, questo è evidente, saranno molti di meno, questo lo Beh, possiamo dire, no? lei stesso ha fatto l'analisi della manovra e non mi sembra che abbia trovato coperture per 11 miliardi, anche se una Ah, beh, tantum. se è per quello di No, no, lo coperture ne so, mancano sapevo. tante, sottosegretario Buffagni, questo lo possiamo dire, anche perché appunto 22 miliardi sono fatti in deficit.